Salve dalle macchie, anche oggi siamo scesi, tanta gente è scesa anche oggi, domani speriamo di poter mettere l'acqua e qualcuno già si sta muovendo in qualche punto. Anche io ho fatto la mia parte in tanti punti perché i punti sono tanti, quindi ognuno poi cerca come meglio di risolvere il problema. E quindi ci proviamo quest'anno ancora, poi non si sa, perché la situazione non è delle migliori perché ormai il fiume nella parte alta è alzato di 2-3 metri, quindi è facile che ogni volta che piove forte possiamo essere inghiottiti e tutto quello che cerchiamo di fare sarà distrutto. Ci auguriamo che le cose possano cambiare, ma proprio la forma, cioè proprio la dinamica del fiume, non è che possiamo andare a pulire il letto spostando migliaia di tonnellate, chissà quanti metri cubici sono. Quindi è una situazione, diciamo, ormai compromessa e dobbiamo cercare come meglio le soluzioni. Abbiamo anche preferito fare una rampa qua, anzi l'abbiamo fatta un po' di persone, per passare con la macchina. Qua si andava sempre sotto col solco e ci è venuto comodo fare questa rampa mettendo un tubo rimovibile in modo che possiamo passare tranquillamente. E la situazione è quella che è. Adesso vedete, questi solchi sono stati puliti, domani cerchiamo di spingere un po' di acqua in queste terre, altrimenti seccheranno tutte, perché ovviamente l'acqua qua ci vuole. Adesso io mi sto programmando invece a mettere un po' di concime. Queste terre, purtroppo la temperatura fredda che c'è stata anche a maggio, anche addirittura sembrava come l'inverno, almeno l'autunno inoltrato. Abbiamo dovuto accendere il fuoco e come vedete anche la cipolla è rimasta bloccata, anche il pomodoro, poca roba, i frutti praticamente sono praticamente disintegrati sulle piante, forse anche quel fatto che abbia piovuto anche quella cenere, non è cenere chiaramente, è la sabbia del Sahara che è venuta fino a qua e ci ha creato dei problemi. Penso che anche quella roba, le olive per dire il vero sono un po' attecchite, ma non per come devono essere, e non è detto che tutte quante ce la faranno, perché adesso si vedono i fiori, però quello che rimane poi non si sa. Anche tutta questa roba è compromessa un po'. Anche il pomodoro, adesso cerchiamo di lanciare quello che si può fare. Chiaramente qua in Calabria, un po' come gli emiliani, siamo abituati poi a sorvolare, nel senso che cerchiamo poi di guadagnare quello che si può guadagnare, senza batterci, almeno questa cosa l'abbiamo buona in Calabria. Non stiamo a suicidarci per questa roba. Perché chiaramente poi, come si dice, come te la manda il Padre Eterno. Non è che si può fare di più. Su queste condizioni meteorologiche così forti, non è che possiamo intervenire, tantomeno si può fare chissà che. Sono quei classici scenari che devi accettare la vita. Non c'è altra possibilità. Non sono cose di nostra possibilità. Qua, come vedete, come dicevo ieri, poi ho messo già in posa le piantine di melanzane, di vari peperoni, peperoncini e vari. Poi ci sono anche delle piantine di cetriolo lungo. Poi in tanti punti metterò ancora della bietola. Manca ancora uno spicchio di terra che devo inquadrare per il pepe salvatore, che ieri in un negozio non c'era, non ce n'era, era finito. Anche le arance, vedete, pochi attecchimenti ci sono. Io non è che ci voglio guardare, se no mi ci arrabbio. Le nespole sono arrugginite. Quest'anno proprio mangiamo insieme ai canarini, agli uccelli vari, alle zanzare, ai calabroni, mangiamo la stessa roba. Anche noi rosicchiamo quello che c'è. Ho preso del pollino, io mi trovo anche bene col pollino, almeno quando le cose andavano bene. Di solito faccio un 10% di questo concime a sale, ne metto poco di questo, azoto puro, ed è pollino. Poi sarà messo nei solchi e dopodiché sarà praticamente rincalzato il terreno. Questo adesso andrà fatto sia per il pomodoro sia per le cipolle. Anche dall'altra parte ce ne sono cipolle, neanche si vedono, sono piccole. Cerchiamo di farcela. Adesso io prendo un po' di pugni, così vedete. Bastano pure, non tanto perché questo è molto forte, quindi non è necessario. Già,
tre pugni di questo per questo secchio è sufficiente, poi gli diamo una scossa, li facciamo saltare in padella, ne un altro, poi basta mettere solamente così, vedi, al centro e poi sarà rincalzato il terreno. Io arrivo fino a giù in questo modo, poi il terreno sarà rincalzato con una zappa in modo di dare un po' di forza a questa roba, se no non parte più. Anche per il pomodoro la stessa cosa. Ne avrò almeno per un'oretta di lavoro. Alla prossima occasione da Michele Expert.